Raga, godo, signori miei, è uscito Koro Koro, mamma mia, allora, oddio, devo, calma, allora, è stato annunciato il, fra virgolette, segreto di Rockruff, ci sono state mostrate le sue due evoluzioni che si distinguono per il fatto che il Pokémon si evolva di giorno o di notte. Abbiamo il Pokémon in sé per sé, che sembra essere lo stesso, si chiama Lugarugan, cioè questo nome un po' incasinato, e il suo aspetto varierà a seconda che si evolverà di giorno o di notte. E wow, allora i Pokémon mi piacciono davvero tanto. Se devo essere sincero, quello scuro, che presumo sia quello diciamo notturno, mi ricorda un pochino Zoroark in questo momento, proprio come postura del corpo, mentre l'altro è davvero bello, sinceramente, mi piacciono un sacco. Ha proprio l'apparenza di lupo, proprio è davvero, secondo me, stupefacente, fantastico. Ma signori miei, la cosa più interessante è che sono state rivelate due nuove ultra creature che in realtà sembrano essere la stessa. Qua infatti ci viene detto che sono UC02 Beauty, bellezza, e UC02 Espansione, traduzioni fatte al momento da me. Ma ragazzi, io vi faccio notare solo come quella bellezza assomigli in maniera agghiacciante alla direttrice della fondazione Eder, Asamina. E questo, signori miei, questo è inequivocabilmente una prova, una conferma della mia teoria dell'invasione, ossia che queste ultra creature, o meglio, la fondazione Eder, sono esattamente le ultra creature. Guardate questa cosa. Secondo me ci saranno tantissime ultra creature, tutte simili fra di loro, perché signori miei, ora che quella creatura lì è uguale a Samina e ora che quella creatura lì è uguale a Lilia, io non ho quasi più dubbi, sono quasi certo che la mia teoria sia giusta. Inoltre è stata rivelata anche, diciamo, si vede a sinistra la stessa creatura molto più scintillante, quindi penso che sia quello l'effettivo suo, diciamo, l'effettiva sua forma, perché da una parte la vediamo molto grigia e dall'altra sembra quasi illuminata, quindi non so se potrebbe essere un qualcosa di particolare. In ogni caso, la creatura rossa e quella grigia che vedete in questa immagine sono esattamente la stessa, solo una in forma bellezza e una in forma espansione. Signori miei, fatemi sapere cosa ne pensate, potrebbe essere davvero una conferma della mia teoria e sarebbe una cosa fantastica. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se così vi invito a lasciare un mi piace, a commentare e a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, passate ai social che trovate in descrizione e mamma mia!